6 giugno 1944. All'alba inizia una delle più importanti e decisive azioni militari della Seconda Guerra Mondiale. Lo sbarco sulle coste della Normandia delle truppe alleate al comando del generale Eisenhower. È il D-Day. L'operazione continua nelle settimane successive fino al 26 agosto, con l'impiego di 5 divisioni via mare e 3 via aria, sostenute da uno straordinario dispiegamento di mezzi militari, navi da guerra, aerei da trasporto. Le perdite da parte degli alleati sono enormi. Solo sulla spiaggia di Omaha, la prima divisione di fanteria statunitense perde 4.000 uomini. Lo sbarco, tuttavia, è un successo e costringe i tedeschi a un graduale ripiegamento. Tra nausea e paura, ecco il primo sbarco degli americani su questa spiaggia assassina denominata Omaha. I tedeschi escono dai loro nascondigli e sparano quasi a bruciapelo sui primi arrivati. Molti, sbarcando, hanno appena il tempo di morire. In mezzo agli ostacoli, incuranti del fuoco nemico, i genieri cercano di disinnescare le mine. L'avanguardia di questo attacco dal mare è formata da circa 3.000 uomini, truppe americane, britanniche e canadesi che costituiscono la prima ondata sul grande arco della Normandia. Ore 7 del 6 giugno, arriva la seconda ondata a Omaha, con molti morti e feriti. Tutti restano bloccati. I mezzi da sbarco si avvicinano alla costa normanna tra barconi rovesciati e soldati caduti in acqua e falciati dalle mitragliatrici in mezzo a ostacoli minati semisommersi. Anche per la terza ondata, sui 9 chilometri della spiaggia di Omaha, l'approdo è difficile, tragico. I Rangers, superstiti della compagnia C, si lanciano a scalare la scogliera sul lato ovest della spiaggia, servendosi delle baionette e di scale di corda munite di rampini. Poi annienteranno a una le postazioni tedesche, a colpi di mitra e bombe al fosforo.